Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi parleremo di noleggio a lungo termine, di finanziamento e anche di acquisto in contanti, dedicati però ai privati, perché nelle prossime settimane parleremo anche delle partite IVA in compagnia di un esperto che ci aiuterà a fare chiarezza su tanti punti purtroppo ancora oscuri per tutte le partite IVA che appunto hanno a che fare con questi costi dedicati ai trasporti, alle vetture, insomma tutto quanto. Comunque non vi preoccupate, basta che vi iscrivete al canale, cliccate sulla campanella e nelle prossime settimane vi arrivano tutte le nostre notifiche e a quel punto potrete avere accesso ai contenuti proprio dedicati alle partite IVA sulle forme di acquisto. Quindi mi raccomando, continuate a seguirci. Intanto, subito dopo la sigla, cominciamo con il mondo dei privati. In questo video vedremo cosa sono le varie forme di acquisto, quali sono i pro e i contro e quando convengono e quando no. E parleremo anche di offerte, e riguardo alle offerte sul nostro sito troverete tutte le informazioni possibili. Sul link in alto a destra o qua sotto in descrizione avrete accesso a tutte le offerte ufficiali delle case e avrete anche la possibilità di consultare tutto il listino delle vetture in vendita in Italia, confrontare gli allestimenti, i singoli modelli, insomma tutto quello che volete in un'unica piattaforma. Ripeto, qua su in alto a destra o qua sotto in descrizione. Partiamo dal noleggio a lungo termine. Di che cosa si tratta? Sostanzialmente è un noleggio in un arco di tempo prolungato rispetto a quello che potete sfruttare magari quando andate a Ibiza o in vacanza, da qualsiasi altra parte del mondo dove vogliate andare, sfruttate il noleggio a breve termine. Invece il noleggio a lungo termine lo utilizzate nella vostra vita quotidiana, che sia per lavoro o per svago. In che cosa consiste? Sostanzialmente si paga un canone per il servizio, quindi non diventerete mai effettivamente proprietari del mezzo. Infatti il proprietario sarà la società di noleggio che vi erogherà un servizio e voi pagherete di fatto un canone tutti i mesi. Il noleggio a lungo termine prevede anche ovviamente dei limiti di percorrenza annuale, che possono essere 5, 10, 20 mila km all'anno a seconda delle vostre esigenze. In questo caso quindi dovete fare attenzione chiaramente alla percorrenza che effettuerete ogni anno, e oltre tale soglia si paga una cifra, che solitamente sono pochi centesimi, per ogni chilometro percorso. Chiaramente più è lo sforamento, maggiore sarà il costo complessivo, ma di solito non cambia più di tanto il costo complessivo dell'operazione. Una volta terminato il noleggio, semplicemente il conducente dà la vettura indietro alla società di noleggio e basta, amici come prima. Oppure, volendo, si può anche riprendere una vettura successivamente e ricominciare, così via, o magari anche procedere con altre forme d'acquisto. Magari nel frattempo le esigenze sono cambiate e magari si può pensare di sfruttare un'altra forma di acquisto, come ad esempio può essere quella con un finanziamento. Sul che cos'è il finanziamento direi che c'è ben poco da dire, siamo tutti ormai diventati esperti, perché poi il credito al consumo è partito probabilmente dalle auto, poi si è esteso a qualsiasi altro prodotto. Comunque di fatto si accede al credito, si acquista una vettura, si ripaga con le rate, si pagano ovviamente gli interessi e poi alla fine del periodo di finanziamento la vettura rimane del proprietario. E poi infine c'è la formula di acquisto più semplice di tutte, in apparenza. Con l'acquisto in contanti si paga semplicemente con bonifico o con un assegno, ma in realtà perché ho detto che in apparenza è quella più semplice? Perché di fatto poi con il finanziamento si ha accesso a determinati sconti che poi vengono recuperati con il pagamento di interessi, e questo lo potete verificare tranquillamente dalle condizioni dei vari finanziamenti alla voce importo totale dovuto da richiedente. In quel caso avrete la cifra che poi andate a pagare alla fine, nel momento in cui avrete dato sia indietro la cifra della vettura sia gli interessi. E quindi di conseguenza cosa succede? Che se andate a pagare poi in contanti potete sì risparmiare qualcosa, ma molto probabilmente non avrete accesso a quello sconto. E di fatto sì, è la forma di acquisto più conveniente perché non pagherete gli interessi, ma magari vi faranno meno sconto, perché in realtà poi nella pratica le finanziarie captive, ossia appunto le emanazioni dirette delle case auto, sono delle finanziarie proprio a sé stanti, hanno ovviamente l'interesse a vendere anche il prodotto finanziario, che adesso rappresenta uno dei guadagni principali proprio per le case auto, oltre al prodotto, alla vendita del prodotto, che rende veramente poco sostanzialmente, soprattutto sulle vetture cosiddette mass market, ossia quelle proprio di più grande diffusione, ecco, mettiamola così. Quindi sicuramente il contante può essere un modo per avere accesso alla vettura senza pagare interessi, però anche lì attenzione, perché lo sconto può essere inferiore e quindi poi nell'economicità complessiva potrebbe poi non convenire neanche più di tanto. Quali sono però i pro e i contro del noleggio a lungo termine? Beh, il noleggio a lungo termine offre il vantaggio di avere una rata fissa all'interno del quale è compreso tutto quanto. Questo ha dei vantaggi evidenti, soprattutto per chi preferisce avere il pagamento di una rata certa, quindi si crea il suo budget mensile e sa che per la vettura spenderà
quella cifra, senza poi avere magari delle sorprese che possono verificarsi, evidentemente degli imprevisti che per loro stessa natura non sono prevedibili. Ebbene, all'interno di questa rata avrete bollo auto, manutenzione ordinaria, il cambio gomme, se previsto in realtà, oltre a certi chilometraggi è evidente dover cambiare le gomme, entro certi chilometraggi non è previsto, ma di solito viene inserito all'interno proprio delle condizioni di vendita, no? Quindi viene dato un po' come un plus, ma poi in realtà nella pratica il conducente, anche se avesse una sua vettura, non spenderebbe dei soldi per cambiare la gomma. Però comunque, se dovessero esserci anche delle forature o dei problemi, può essere che questi danni vengano anche proprio inseriti all'interno della rata, quindi può essere una convenienza. Anche qui fateci caso all'interno del contratto. E poi, per quel che riguarda anche l'assicurazione, è inclusa all'interno. Possono esserci delle franchigie in caso di danno, possono essere anche franchigie importanti che possono essere abbassate dietro pagamento di una rata un pochettino più alta, come accade per tutte le forme di assicurazione. Però comunque, nel complesso, questo è il vantaggio principale: avere a che fare proprio con una rata fissa. Il noleggio a lungo termine poi ha anche il vantaggio di permettere al conducente di avere una vettura sempre nuova ogni 3-4 anni tendenzialmente. Possono durare anche di più i periodi di noleggio, ma tendenzialmente siamo sui 3 o 4 anni di durata. Qual è il contro principale del noleggio a lungo termine? Beh, sicuramente il fatto che rinnovare un contratto di noleggio dopo ogni 3 o 4 anni diventa costoso, soprattutto su vetture abbordabili e accessibili per la maggior parte delle persone, e mi riferisco alle city car o a vetture che comunque tendenzialmente sono alla portata di tutti, chi più chi meno, insomma tra i 20 e i 30 mila euro. Quando poi si comincia a salire di fascia di prezzo, ad esempio un esempio classico è le ibride plug-in, hanno un costo veramente molto alto, e non a lungo termine può essere un modo veramente interessante per acquistare questa tipologia di vetture. Per quel che riguarda invece automobili come possono essere una Fiat Panda, una Fiat 500, anche in quel caso non c'è molta convenienza. Tendenzialmente l'italiano acquista la vettura, la porta avanti per 10, 12 anni, 15 anni, allora in quel caso rimane sempre e comunque più economico acquistare la vettura, finanziamento o contanti. Se invece si preferisce, chiaramente, come dicevamo, cambiare vettura più spesso, allora sicuramente il noleggio a lungo termine, anche in quel caso, può essere preso in considerazione, dipende tutto dal cliente. Evidentemente il noleggio a lungo termine è anche un po' quello più complesso di cui discutere, però sul finanziamento invece andiamo un po' più spediti, perché il pro è assolutamente quello di avere accesso a un credito, che tendenzialmente le persone non hanno, perché è difficile che ci sia qualcuno che magari arriva in concessionaria e vuole acquistare una vettura in contanti 25-30 mila euro, quindi di solito si fa poi un finanziamento. Qual è il pro principale? Quello che abbiamo visto poco fa, ossia il fatto di avere accesso a delle offerte commerciali che poi, ripeto, prevedono ovviamente il pagamento di interessi, perché lo so che questo è uno dei temi principali nei commenti, di solito lo vedo, sicuramente sono da pagare degli interessi, questo è chiaro, fate sempre attenzione alle condizioni, però è il pro fondamentale, ossia il fatto che vengono offerte le vetture a un prezzo scontato rispetto al listino. Il contro principale è proprio il pagamento degli interessi, nel senso che si andrà a pagare comunque di più rispetto alla somma sponsorizzata tendenzialmente. Infine arriviamo all'acquisto in contanti. Qual è il pro? Il fatto di non pagare gli interessi. Qual è il contro? Il fatto di dover sborsare una cifra unicamente. E questi sono molto semplici. Adesso passiamo a vedere quando convengono e quando no queste forme di acquisto. Parlando però di noleggio a lungo termine, io voglio fare un esempio e mettere nero su bianco un po' di cifre. Allora, prendo il mio computer, come se fossimo io con voi davanti a un computer, e cerchiamo di capire un po' se può effettivamente convenire questo noleggio a lungo termine. 48 mesi, questa macchina vendutissima in Italia, non sto a citare marca e modello perché non ha assolutamente importanza ai fini del concetto, comunque la simulazione rimane sempre comunque valida. Parliamo di 249 euro al mese, 40.000 km in 4 anni, anticipo di 3.500 euro, l'anticipo può anche essere zero, tendenzialmente poi è più alta la rata, quindi non cambia poi più di tanto, ma c'è comunque la possibilità di avere anche poi delle offerte con anticipo zero. Questa offerta prevede immatricolazione, bollo auto, assicurazione furto incendio e RCA chiaramente, manutenzione ordinaria e straordinaria, che prevede anche la possibilità magari di, diciamo così, assicurarsi contro degli eventi fortuiti imprevedibili. Paragoniamo a questo punto questa offerta alla offerta con acquisto classico, 280 euro al mese, sempre 3.500 euro di acquisto, e qui a questo punto troviamo un noleggio a lungo termine che ci andrà a costare nell'arco di 4 anni 15.450 euro, mentre un acquisto ci andrà a costare 9.170 euro. Perché? Perché effettivamente vedete che il valore residuo deve essere comunque sottratto proprio dal costo totale della vettura, perché se voi andrete a rivendere la vettura dopo 4 anni potrete comunque realizzare, in questo caso dopo aver fatto delle ricerche online nel mercato dell'usato, 7.800 euro. Però a questo punto bisogna aggiungere anche le spese vive,
All'interno del noleggio a lungo termine è incluso tutto, quindi non dovremo spendere altro. Però per quel che riguarda invece il bollo auto, l'IPT, che comunque è spesa una tantum, l'assicurazione RCA e la manutenzione ordinaria e straordinaria, abbiamo una spesa complessiva da aggiungere alle somme dovute nel caso del finanziamento di 3.266 euro. Il conteggio totale ci porta a 15.450 euro per il noleggio a lungo termine, mentre per l'acquisto siamo a 12.440 euro totali. Come avete visto, quindi sono 3.000 euro di differenza a svantaggio nel noleggio a lungo termine. Quei 3.000 euro per tanti potrebbero anche essere, diciamo, ininfluenti o una spesa da comunque decidere di affrontare proprio per avere i vantaggi del noleggio a lungo termine. Questo sta proprio al cliente, ma se facciamo i conti con la calcolatrice in mano vediamo che su vetture diffuse, anzi ripeto diffusissime, questa forma di noleggio purtroppo non è propriamente conveniente, per almeno quello che riguarda le offerte che sono rintracciabili su internet, sui siti principali di noleggio a lungo termine. Anche qua, se vi interessa, comunque un'indagine sui player principali sul mercato italiano sicuramente può aiutarvi a farvi un pochettino di più le idee. Quindi assolutamente ragionate con la vostra testa, questi sono solo spunti e, come vi dico sempre, fate le vostre ricerche e cercate di capire voi stessi cosa può convenire per voi. Per quel che riguarda invece vetture più costose, quindi possiamo salire anche dai 35.000 euro in su, il noleggio a lungo termine comincia a diventare estremamente interessante. Prima di tutto perché la manutenzione comincia a diventare molto costosa su alcuni marchi, poi anche perché ci sono delle spese importanti come bollo, come assicurazione, anche poi eventuali riparazioni possono anche costare tanto nel caso di imprevisti, e poi insomma i costi cominciano a diventare alti anche su alcune motorizzazioni più recenti, come ad esempio le plug-in hybrid, scusate. In quel caso, allora, se siete interessati alle plug-in hybrid, avrete sicuramente del vantaggio nel noleggio a lungo termine. Anche qui fate un po' di conteggi e vedrete che comunque potrete avere sempre una vettura nuova, andando a spendere magari nell'arco di due, addirittura a volte anche tre contratti di noleggio, la stessa cifra che avreste speso acquistando una vettura con un finanziamento. Quindi quando si sale di fascia di prezzo può cominciare a diventare allora veramente molto interessante. Su vetture più diffuse per adesso ancora no. Alcuni concetti so di averli ripetuti un po' di volte, però come si dice, repetita iuvant, quindi per aiutare veramente quante più persone possibile a capire qualcosa di più su queste forme di acquisto è importante anche essere chiari, e magari ripeterlo anche una volta o due volte in più secondo me comunque ci può stare. Però chi ci segue sul canale già forse queste cose già le conosce, perché ne abbiamo già parlato diverse volte. Chi ancora non ci conosce, o meglio, chi ancora non ci conosceva, beh, a questo punto si iscriva al canale, mi raccomando, e magari condivida questo video con altre persone così che anche loro possano farsi un'idea su quale forma d'acquisto utilizzare. Riguardo al finanziamento o all'acquisto in contanti, evidentemente qua diventa molto più semplice. Quando conviene un finanziamento? Evidentemente quando l'offerta che vi fanno in concessionaria, o magari uno sconto eventuale per accesso a quella promozione che include il finanziamento, allora può essere interessante, perché effettivamente sì, andrete a pagare poi gli interessi, ma semplicemente poi nell'economicità totale non vi interessa magari andare a pagare quei 10, 20 euro, 30 euro in più di interessi che possono essere previsti in alcuni casi. Altre volte gli interessi sono molto più corposi, anche lì attenzione assolutamente alle condizioni, perché sarà poi una scelta vostra di come spendere i vostri soldi e se aderire o meno ad un'offerta, però quantomeno che venga fatto in maniera consapevole. Per quel che riguarda poi la durata e anche l'anticipo del finanziamento, attenzione, perché molto spesso le persone preferiscono fare un finanziamento senza anticipo, nella idea che poi si vada a risparmiare. Nella pratica, in realtà, quanto più alta è la cifra finanziata, quanto più alti saranno poi gli interessi, soprattutto se fate poi un finanziamento molto lungo nel tempo. A volte può anche essere utile accorciare il finanziamento, alza il TAEG annuale, però è anche vero che poi nel totale andrete a spendere meno di interessi. Anche qui ci sono le possibilità di conoscere nel dettaglio tutte quante le voci di costo, quindi assolutamente fate attenzione a tutte le voci possibili. A questo punto vi ringrazio per averci seguito fino a qua, qui sotto in descrizione trovate anche tutti i link per i nostri social e noi ci vediamo alla prossima sempre qua su DriveK. Ciao a tutti e fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti riguardo a quale forma di acquisto scegliereste o avete scelto per la vostra prossima auto. Ciao!